a due passi dalla Minerva, Trestor Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca trestorpavia.it. Impazza la polemica per la pubblicità di un sexy shop comparsa sul volantino di un festival, il Bubbles Fest, che si è svolto a Pavia e che è stato patrocinato dal comune. Un patrocinio che ha innescato una serie di proteste, a tal punto che alcuni militanti della lista civica Pavia con Cattaneo hanno presentato un instant question in consiglio. Lei, da pavese, si sente offesa perché la pubblicità è apparsa su un volantino di un evento patrocinato dal comune, oppure la cosa non la infastidisce? No, non mi infastidisce assolutamente, anche perché quell'attività di cui stiamo parlando è legale. Per cui benvengano, se le attività sono legali, si pagano le tasse e c'è commercio, benvenga ogni genere di attività. Secondo lei perché alcune persone si sono sentite offese? Offese sono i soliti che dicono no, quello no, però magari durante le loro serate tranquille vanno in determinati siti o a comprare le stesse cose o vedere le stesse cose che vendono in quel negozio. Li chiamano falsi bigotti? No, sono proprio bigotti falsi eppure un po' babbioni, devo dire. Grazie. È la mia semplice opinione. No, la cosa non mi fastidisce perché comunque noi stiamo praticando anche vari sexy shop che hanno fatto in tutta Europa, come in altri posti famosi, quindi mi sembra anche una via di commercio con sta cosa. Molti ragazzi possono invece andare in farmacia o fare diciamo lunghe distanze per prendere varie cose, hanno un negozio qua a Pavia, visto che Pavia comunque è una città molto grande, e del commercio comunque ce ne si può anche riparlare, quindi mi sembra che la cosa non sia offensiva. Magari per la gente più anziana di noi, per loro può essere un'offesa perché è una città storica, ma invece potrebbe essere anche una possibilità di commercio. Tu dici un punto a favore per la città di Pavia? Sì, è un punto di favore, anzi bisogna aprire anche altre cose allora se mettiamo questo punto. Questa social non potrebbe essere un coso offensivo, perché comunque è un negozio aperto a tutti, c'è chi può entrare e chi no. Non è... Secondo te perché tante persone si sono sentite offese? Beh, secondo me si sono sentite offese soprattutto per il fatto del sexy shop, perché vendono cose che secondo nella loro epoca non c'era, più che altro secondo me. E loro magari vendono come uno spavento sta cosa. Secondo me invece bisognerebbe prenderlo come una via di mezzo tra il passato e il futuro. Non mi infastidisce, anzi non me ne frega niente. L'unica cosa che effettivamente dal punto di vista morale bisognerebbe mantenere un'etica che potrebbe salvaguardare la sensibilità delle persone. A volte però, siccome questo è un dato di fatto, cioè il sesso, i sexy shop sono delle realtà e non possiamo neanche far finta che non esistano o cancellarle. Effettivamente in questo caso direi che il comune ha un attimino osato, però non è successo niente. Quindi non bisogna esagerare. Non bisogna esagerare, però voglio dire non è successo niente, non credo che possa essere grave da poterci creare dei problemi, questo penso io.